Sono stati attimi concitati quelli vissuti ieri pomeriggio a Ponte Sasso di Fano, dove grazie al provvidenziale intervento di due giovani bagnini sono stati salvati due turisti di Varese, marito e moglie di 66 e 55 anni, che rischiavano di annegare. È successo intorno alle 16.30 davanti ai Bagnalda, all'altezza della torretta. I coniugi, che avevano deciso di trascorrere una giornata in spiaggia libera, benché ci fossero le onde, il vento e la bandiera rossa, erano andati a fare il bagno. Poi però, nonostante i tentativi di riavvicinarsi alla riva, sono stati trascinati al largo dalla corrente. A salvargli la vita sono stati Dario Sabatini, 18 anni, bagnino di salvataggio, e Daniel Rossi, 21enne, assistente di spiaggia. Ieri com'era il mare? Qual era la situazione? La situazione era più o meno come quella di oggi, avevamo la bandiera rossa e il mare era mosso, forse anche un pochino più della situazione di oggi. Infatti il bagnino Dario ogni tanto sentivo che fischiava e per richiamare le persone che si allontanavano un pochino troppo dalla riva. E poi avete dovuto soccorrere queste due persone, com'è andato? E innanzitutto avevamo visto già da un paio di minuti due persone che erano un pochino troppo distanti e non si muovevano, non vedevamo che davano dei segnali. Però ho visto Dario che gli fischiava e loro si giravano come per dare un cenno di intesa, tra virgolette. Il problema è arrivato dopo, quando abbiamo visto che facevano il cenno di chiedere aiuto e noi ci siamo subito fiondati in acqua senza prendere il pattino, andando a nuoto, visto il mare mosso. E inizialmente io sono andato dal marito e il ragazzo è andato dalla moglie, ma il marito non era in difficoltà e quindi siamo andati entrambi dalla moglie per trascinarla fuori dal mare. Stavano bene? E usciti dall'acqua, la moglie era molto agitata, non si reggeva in piedi, l'abbiamo dovuta prendere per le gambe e per le braccia perché era proprio senza forze e molto in ansia. Il marito era un pochino più tranquillo, ma la paura credo che ha fatto del suo forte, diciamo. Marco, poi sono tornati a ringraziarvi. Certo, guarda, è una cosa più unica che rara, perché non si capisce, forse vergogna, forse non so, ma di solito non ringraziano, van via e non capiscono che uno gli ha salvato la vita, ma non è che uno chiede una ricompensa, è un grazie a questi ragazzi che fanno questo lavoro e rischiano la loro vita per salvare quella degli altri, ed è una cosa, mi sembra più che giusta, a dare un grazie che è gratis e rincuora il cuore proprio. Basta poco per fargli sentir bene, ecco. Speriamo che non succeda più, almeno per quest'anno. Uno all'anno di solito non succede queste cose. Fino adesso è andato sempre quasi tutto quanto bene, però dai, è andata anche questa volta. I bagnini sempre attenti, precisi, e un consiglio che do a tutti quanti: se il bagnino vi fischia, tornate indietro, non fate gli eroi, andare a nuotare dall'altra parte, perché è pericoloso, e oltre che la vita del bagnante, anche del bagnino si rischia. Perciò sono dei ragazzi, sembra la cosa più giusta da farsi.